adesso a letto, bambini, spegnete la TV. TV Prato, protagonista nei tornei di calcio giovanile. Bagno di folla con oltre 1000 presenze al campo sportivo Vittorio Rossi di Santa Lucia per il torneo Beste. Formula innovativa con classifica calcolata in base al punteggio conseguito dalle 4 società partecipanti in 3 categorie diverse. Esordienti 2002, Giovanissimi B 2001 e Giovanissimi 2000. Gol a grappoli e tanto spettacolo. Alla fine di 3 giorni di partite appassionanti è stato il malinsistito bianese ad aggiudicarsi la manifestazione e più che altro il buono acquisto di materiale sportivo di 5.000 euro da spendersi presso un noto rivenditore specializzato cittadino, imponendosi davanti a Coiano Santa Lucia, Jolly Montemullo e CF 2001. Premi anche per i migliori giocatori divisi per categoria con le votazioni del pubblico presente. Per la categoria 2002 il premio è andato a Simone Spezzano del malinsistito bianese, per il 2001 a Marco Corso del Coiano Santa Lucia, per il 2000 a Edoardo Cortonesi del Jolly Montemurlo. Telecamere di TV Prato presenti anche al campo Bocca di Stella di Seano per la prima edizione del torneo Mediceo, riservato alla categoria Esordienti 2004. 12 squadre in atti di partenza con ben 7 formazioni professionistiche tra le partecipanti. Anche in questa manifestazione tante le reti e alta la qualità tecnica in campo. Il primo torneo Mediceo se l'è aggiudicato la Fiorentina del tecnico Andrea Luglioni, che ha superato nella finalissima l'Empoli per 1-0, decisiva la rete di Giulianelli. Terzo posto per il margine coperta, che ha superato nella finalina di consolazione il Prato, battendolo sempre per 1-0. Ottimo sesto posto per i padroni di casa del Seano. È stato un altro bagno di folla. Due tornei davvero splendidi, due veri spot per il calcio giovanile.